questa sera sei di Milano, se hai il cuore in subbuglio, l'anima in tumulto e lo stomaco sottosopra, sei di Milano questa sera, se hai cinto al tuo collo la sciarpa rosso nera azzurra, sei seduto vicino ad una radio e sei pronto a vibrare d'emozioni per il racconto di una partita che non è mai una partita qualunque, è il derby. Buonasera gentili ascoltatori dello stadio Giuseppe Meazza in San Siro, buonasera da Francesco Repice che grazie alla collaborazione tecnica di Giulio Grassia è pronto a raccontarmi il secondo degli anticipi della quinta giornata del campionato di calcio di Serie A, è Milan-Inter, 75.000 più sugli spalti, 170 giornalisti accreditati, 150 mezzi di comunicazione in connessione da ogni angolo del pianeta, più di 30 fotografi che sono adesso disseminati all'interno del terreno di gioco, uno spettacolo di pubblico e di coreografie assolutamente emozionante tra chi esalta la tradizione meleghina e chi bacia la sua innamorata nerazzurra, insomma un grande spettacolo tra due grandi squadre, siamo solo alla quinta di campionato ma è giusto che si viva così questa incredibile partita giocata da questi 22 calciatori. Si fa vedere le opposizioni della sinistra contro Skriniar, lo salta il portoghese, va verso la linea di fondo, finta il cross, mette la palla sul destro, traversone che parte adesso, traversa clamorosa, pallone che rimane in aria, ma attenzione, l'arbitro aveva fermato tutto perché probabilmente nel momento in cui proprio Bastoni aveva colpito l'autotraversa, nel senso la sua traversa, c'era stata una spinta alle sue spalle di Olivier Giroud proprio nei pressi del limite dell'area piccola. Il Tuco Correa, bene, Lautaro Martinez, cerchio centrale del campo, cerca di giocare anche sfruttando il corpo sotto Mori, grande inserimento, Brozovic è solo, Brozovic ha segnato l'Inter esattamente al 21esimo minuto nel corso del primo tempo, cambia il parziale a San Siro, Brozovic ha bucato la difesa milanista, è entrato solitario in area di rigore, il piatto destro a infilare il pallone nell'angolino lontano proprio sotto la curva sud, il feudo del tifo rossonero, l'Inter al 21esimo minuto è in vantaggio per 1-0, ha segnato Brozovic. Prova Tonali adesso a suonare la carica per il diavolo con Hernandez su quella verticale, Tonali va invece in mezzo per Giroud, ferma il pallone con il petto in aria, la prova a girare con il sinistro, pallone che finisce sul fondo di poco, grande idea di Olivier Giroud, lì l'angolo è veramente impercettibile dove far filtrare il pallone, però il francese c'era riuscito a farlo passare, sbaglia però adesso c'è il pallone che passa tra due uomini, Tonali sulla sinistra, Leao, parte il tiro, rete, ha pareggiato il Milan esattamente al 28esimo minuto nel corso del primo tempo, cambia ancora il parziale a San Siro, chi se non lui, chi se non Rafa Leao, un gol meraviglioso, posso dire un gol di sinistro meraviglioso, ma vedi com'è il calcio, Francesco, stavamo elogiando la prestazione di Cialanoglu, sbagliato lui però, ecco. Hanno sbagliato in mezzo i due, probabilmente hanno sbagliato in mezzo, adesso la rivedremo l'azione perché poi ho visto la disperazione negli occhi di Cialanoglu per questo, probabilmente per questo errore, ma il gol è stato strepitoso, perché non è detto che tu sbagli poi l'avversario faccia gol, ha fatto un gol di sinistro all'incrocio, quasi all'incrocio dei pali alla sinistra di andare, tra l'altro la di posizione prima, decentratissima prima, col piatto sinistro, bravissima. Da sinistra Zlatan Ibrahimovic scatenato in panchina a dire qualcosa ai propri compagni, sì, di squadra, sì. È una guida, è un guru, è un punto di riferimento emotivo Zlatan Ibrahimovic, un gol meraviglioso, torno a dire un gol meraviglioso perché probabilmente Andanovic se l'aspettava sul primo palo, invece l'hai lui toccata, l'hai anche toccata, lui l'ha messa, qui vediamo l'esultanza di Pioli su questo gol, ma torno a dire il miglior uomo in campo del Milan, lo dobbiamo dire perché il Milan tutte le azioni sono nate sulla fascia sinistra per merito suo, per merito di Theo Hernandez, per merito di Tonali, perché il Milan gioca prevalentemente sulla fascia sinistra. E allora siamo 1-1 al 21esimo, Brozovic al 29esimo, Rafa Leao, che partita, che derby, una prima mezz'ora da stropicciarsi gli occhi, Milano al centro del calcio mondiale, questa sera con le sue due squadre, con il Milan, con l'Inter. E allora vediamo Tomori, adesso per il pallone tra i piedi, all'altezza del fronte difensivo sinistro del Milan, a tornare di prima intenzione a sventagliare Giroud in area di rigore, Giroud sinistro, pallone sul fondo, altra opportunità per
il Milan. Ancora un errore di impostazione dell'Inter, ruba palla a Tonali, a sinistra Leao, centralmente Brozovic, Tonali, anzi scusate, Bouchirou per Tonali con il piattone destro, tutto come da manuale, tranne la conclusione, altro anticipo, Hernandez arriva in area, parte il tiro, pallone che sul volo l'attraversa di pochissimo e termina sul fondo. Mamma mia, che derby, 35esimo, 1-1 tra Milan ed Inter, ma ora il diavolo è veramente assatanato. È un derby meraviglioso. Appena serie con la vittoria ad uscire rispetto ad Andanovic, il cross che parte, De Ketelaere di testa, pallone che sfiora l'attraversa e termina sul fondo, anticipo sul primo palo del numero 90 belga, maestoso a superare Skriniar, a colpire di piena fronte una fucilata che è terminata sul fondo, Andanovic era fermo al centro della sua porta. Cross di Tonali deviato, colpo di testa da parte di Hernandez, il pallone sul fondo, ancora una volta pericoloso il Milan sul calcio piazzato. Hernandez che può mettere in moto le sue potenti leve, va in verticale da Tonali, pallone leggermente troppo lungo, ottima lettura difensiva da parte di De Vrij che poi scaraventa il pallone in tribuna e quindi in fallo laterale. Il Milan però si accorcia in avanti, nel senso che avanza verso l'area di rigore dell'Inter, addirittura con Kalulu in mezzo al campo, Giroud sinistro, rete, ha segnato il Milan esattamente al 9° minuto nel corso del secondo tempo, l'ha ribaltata il Milan, l'ha ribaltato Olivier Giroud, un gol di rapina, anzi di furbizia da parte del centravanti francese che sul cross che arrivava molto lento da sinistra di uno dei due difensori centrali del Milan è andato a staccarsi dal difensore e a colpire la palla venendo incontro col piatto sinistro, traiettoria lenta ma inesorabilmente angolata, nulla da fare per Slavin Handanovic, il Milan è in vantaggio per 2-1. Assolutamente, si dimostra un uomo derby, si dimostra un uomo derby, prima ha giocato per la squadra e adesso praticamente ha finalizzato questa azione che praticamente su cross di Leao, la difesa dell'Inter ha leggermente dormito perché ha lasciato prendere il pallone Leao con troppa facilità, Leao è andato sul fondo, ha crossato verso terra, però attenzione Francesco, non era un gol facile, no, non era un gol facile, la palla era lenta. Perché la palla era lenta, si è girato, ha calciato di sinistro e l'ha messa nel palo lontano alla sinistra di Andanovic, un vantaggio posso dire meritato per quello sì, che abbiamo visto fino ad ora da parte del Milan che ha più intensità, più voglia, più fame, più cattiveria, è quello che abbiamo visto, lo stiamo commentando, un bellissimo gol di Giroud che si dimostra ancora una volta un uomo derby, e attenzione, siamo solo al 10° del secondo tempo, c'è ancora un derby da giocare a Milano ed è un derby di una bellezza incredibile, uno dei più belli, uno dei più belli che ho commentato ultimamente a livello proprio di sì, a livello proprio di intensità, di livello agonistico tra le due squadre. Ora è evidente che l'Inter cerca di reagire, cerca vediamo di farsi vedere in avanti, certo. I tifosi del Milan sono letteralmente scatenati, quelli dell'Inter provano a supportare la loro squadra. Ora è veramente un grande Milan, un grande Milan, e sta soffrendo l'Inter soprattutto sulla destra, non riesce ad uscire, non riesce ad imbastire un'azione. Dobbiamo dire che un Milan è straripante, da una volta raggiunto il gol del pareggio, la formazione di Stefano Pioli è sembrata letteralmente tarantolata, ha cominciato ad attaccare gli avversari uno contro uno in tutte le zone del campo, i duelli cui faceva cenno alla vigilia Stefano Pioli, eccoli qua, l'uno contro uno, il calcio è uno contro uno, è vedere chi è più forte, al di là delle tattiche, al di là diciamo così delle alchimie, dei numeri, delle formulette, questo è il pallone. Attenzione, ancora viene in avanti Leao, è solo Leao, che arriva dall'Atlantico, Rafa Leao mette in porta il pallone del 3-1, è un Milan straripante, conduce per 3-1 sull'Inter e Rafa Leao è assolutamente inarrestabile, ha fatto un gol non oggettivi perché ha preso il pallone, ne ha dribblati uno, due, tre giocatori, ha tirato praticamente con in uscita Andanovic, l'ha messa alla sinistra di Andanovic. Allora io mi domando, un grandissimo Leao, un fuoriclasse, un gol veramente da antologia, ma che ingenuità da parte di tutti i difensori dell'Inter che si fanno buggerare in tre, in due praticamente da questo giocatore, comunque meritatissimo
vediamo anche questo gol da parte del Milan, che ha in mano completamente la partita, proprio nel momento in cui dicevamo che forse non uno ma tre giocatori faceva entrare in campo, cambiava Simone Inzaghi, perché si sta rendendo conto che la sua squadra è letteralmente in difficoltà. Ma la facilità con cui Leao è andato via, tre difensori dell'Inter, no, spostando il corpo, ondeggiando all'interno dell'area di rigore, hanno girato le spalle, hanno girato, il difensore non deve mai girare le spalle, ha fatto due finte, ne ha dribblati tre, e poi con la velocità, chiaro che il cambio di marcia che ha, la velocità ti mette in difficoltà. È sembrato scaricare sul terreno di gioco di San Siro tutta la potenza dei suoi tacchetti, delle sue caviglie, Rafa Leao, muovendole velocemente all'interno dei 16 metri nell'azzurro, e poi ha cercato da sinistra col piatto destro l'angolo più lontano e l'ha trovato beffando Savi Randanovic per la terza volta. È veramente un fiume in piena Rafa Leao stasera, assolutamente inarrestabile. Skriniar è stato raso al suolo dalle giocate del fuoriclasse, sì, possiamo chiamarlo così, a questo punto portoghese, perché quelle sono giocate effettivamente da fuoriclasse. A sinistra Di Marco rimane accanto alla fascia laterale, Darmian riceve il pallone, prova a puntare Calabria, però si gioca da fermi, Mkhitaryan triangolazione, Darmian in area, cross in mezzo, Dzeko! Ed in Dzeko ha segnato l'Inter il gol del 2-3. Ed in Dzeko, appena entrato in campo, primo pallone toccato, questo è un centravanti anticipato secco. Brian Diaz, l'Inter che può andare in contropiede, 3 contro 3, attenzione Dzeko avanza lui, poi mette nel corridoio Lautaro Martinez, pallone che sibila sulla traversa di Magnan, e opportunità per il pari dell'Inter. Tutto comincia sempre da Edin Dzeko. Di Marco col pallone tra i piedi va in profondità proprio per il movimento di Dzeko, che corre verso il pallone, riesce ad addomesticarlo di fronte a sé l'avversario, lo mette nel corridoio, Darmian in mezzo, Lautaro Martinez anticipato dall'uscita di Magnan, c'è Dumfries dalla parte opposta, parte il cross, Martinez, miracolo di Magnan, poi pallone sbattuto in fallo laterale di Tomori, e adesso l'Inter che reagisce come ferita nell'orgoglio, punta nell'anima, nel suo più profondo. La formazione di Simone Inzaghi sta scatenando tutte le sue forze offensive nel tentativo di trovare il gol del pareggio, un pareggio sfiorato questa volta. Leao che retrocede all'interno della propria metà campo, attaccato da Dumfries, termina a terra, questa volta è tutto regolare, ha vinto il duello fisico olandese, Dzeko con i piedi, Magnan riesce ad allontanare la sfera, ancora Dzeko, ancora in mezzo per la conclusione di Calhanoglu, Magnan con la punta, miracolo, delle dita, miracolo, la mette in calcio d'angolo, ammonizione per Tonali che aveva cercato di fermare l'azione portando un pallone in più in campo mentre il gioco era già ripreso. Mamma mia, che miracolo da parte di Magnan, che miracolo da parte di Magnan, lo dico tre volte, miracolo veramente da parte di questo portiere. Gossens al limite, pallone in mezzo, allontana Calulu, arriva Mkhitaryan, pallone che finisce fuori di un metro rispetto al palo destro della porta difesa da Magnan, ma che brivido, fino alla fine. Questo derby ci ha regalato emozioni dal primo fino al 5 minuti di recupero, sono quasi terminati. Con la testa allontana Pobega, riceve Brahim Diaz, arriva Di Marco, anticipa l'avversario, si avvicina al limite, allarga per Gossens, integra il scivolato Calulu, ancora Di Marco contro Benasser, hanno la meglio i giocatori del Milan, Brahim Diaz che se ne va nella metà campo avversaria, Leao è solo dalla parte opposta, pallone per Origi in area di rigore, destro sul fondo, direttamente in curva, 51 minuti, il derby dovrebbe essere finito qua, il Milan un minuto di recupero e l'arbitro fischia, secondo me fischia subito, è finita, il Milan ha vinto il derby della Madonnina, il primo derby edizione 2022-2023 per 3-2 al termine di 90 e più minuti, assolutamente emozionante. Posso dire, sarò brevissimo perché l'abbiamo commentata Francesco, è stata una partita entusiasmante, spesso si critica il calcio italiano, ebbene stasera le due squadre, Inter e Milan, di là del risultato l'hanno onorato, sì, l'hanno onorato alla grande, ha vinto il Milan perché sicuramente ha fatto di più, poi c'è stata la reazione dell'Inter che ha messo col gol di Dzeko, ha rimesso in gioco la gara, però è stata una partita, devo dire, emozionante fino alla fine, e faccio i complimenti alle due squadre perché anche commentarla è stato veramente un piacere.
è stato emozionante raccontare questo derby. L'ha vinto 3-2 il Milan, successione delle reti nel primo tempo, prima Brozovic, poi il pareggio di Leao, nel secondo tempo le reti di Giroud e ancora di Leao, l'ultima firma è quella di Edin Dzeko. 3-2 il risultato finale per il Milan, fanno festa entrambe le tifoserie, ovviamente di più quella del Milan, si abbracciano i giocatori in campo, anche i nerazzurri vanno a ringraziare la loro folla. A me non resta che ringraziare, gentili ascoltatori, per la preziosa collaborazione tecnica Giulio Garcia, non resta soprattutto che ringraziare Fulvio Collovati per avermi accompagnato in questa radiocronaca. Grazie, che speriamo possa essere soltanto una così emozionante nel corso di un'intera stagione. Una partita meravigliosa. Grazie quindi a Fulvio Collovati. Grazie a voi. Francesco Replice, nel ribadirvi che il Milan ha battuto nel derby l'Inter per 3-2 nel secondo anticipo della quinta giornata del campionato di calcio di Serie A, riprendendosi almeno per una notte la vetta della classifica. Augura a tutti i radioascoltatori una serena notte.